sia il comunale, paese dove sono cresciuto, che è Barilla, dove fui imbarcare nel consiglio comunale per 10 anni, in minoranza, ho avuto un'esperienza nell'amministrazione provinciale prima come consigliere, poi come assessore, ho avuto l'onore di fare sindaco del mio paese, ed essere quindi eletto la scorsa legislatura come consigliere regionale e presidente della commissione ottava agricoltura, ed essere chiamato dal governatore Maroni come sottosegretario per gli ultimi 2 anni e mezzo di mandato. Questo è, come dire, il mio curriculum amministrativo. Di professione sono avvocato, uno studio in città comune, la possibilità veramente di costruire una pagina storica per il territorio lombardo. Il Consiglio avrà necessariamente un ruolo fondamentale in questa partita. Come ho detto prima, è mia intenzione condividere con l'Ufficio di Presidenza l'istituzione di una commissione ad hoc, la legislazione di quella delle autonomie, perché su questo tema dobbiamo tutti, credo, insieme, anche con grande parte della minoranza consigliare, lavorare. Perché questo credo che sia quello che i lombardi lo scorso 22 ottobre hanno chiesto, e questo deve essere uno dei fari di questa legislatura, uno dei fari del Consiglio regionale. Neo Presidente del Consiglio regionale, lei ha insistito molto sull'autonomia per questa legislatura, ma su quali altri temi bisognerà puntare secondo lei? Beh, al di là del tema cardine, questa sarà secondo me la legislatura dell'autonomia, ho voluto ricordare due passaggi che sono, come dire, le competenze statutarie del Consiglio regionale. Primo, l'alleggerimento legislativo. Io ho voluto lanciare questo appello affinché non si faccia una rincorsa alla produzione di nuove norme. Io credo che i cittadini e le imprese lombarde oggi non ci chiedano di fare più norme e nuove norme, ma in realtà ci chiedono di semplificare, razionalizzare, rendere più semplici quelle già esistenti. Quindi la dignità di questo Consiglio, di questo mandato, si misurerà secondo me anche su questo, sul produrre delle vere leggi di semplificazione. L'altro tema è quello ovviamente del concorso all'attività, all'indirizzo politico della Regione, sul quale, che non può essere, come dire, limitato agli atti di sindacato, ma devono essere pensati dei nuovi strumenti, utilizzando quella che è la forza del Consiglio regionale, cioè la vicinanza col territorio. Tra gli strumenti credo, come dire, la dignità di poter concorrere alla stesura di alcuni atti fondamentali come il programma di sviluppo regionale. E invece i territori come andrebbero meglio rappresentati, secondo lei, visto che se ne è parlato anche nel corso della campagna elettorale, ma anche in questi ultimi giorni? Beh, la fortuna del Consiglio regionale è che ha la vera voce del territorio, perché i consiglieri regionali sono, come dire, rappresentanti di un territorio e spesso giustamente vivono questo loro mandato per rappresentare il territorio, per rispondere alle esigenze del territorio. La vera sfida, il vero obiettivo sarà quella di creare un forte collegamento tra il Consiglio e la Giunta, perché le risposte al territorio che arrivano attraverso i consiglieri regionali possano trovare attuazione. Io me ne sono reso conto nei 5 anni che ho passato qui in Regione da consigliere a sottosegretario. Il canale di comunicazione tra il Consiglio e la Giunta sarà uno dei grandi obiettivi, ma la fortuna di avere il governatore Fontana come presidente e governatore della Regione, come dire, è una peculiarità straordinaria che non può che, come dire, migliorare questo rapporto e aumentarlo, proprio perché lui conosce, da ex presidente del Consiglio, come dire, il ruolo, l'importanza e la forza che può dare una collaborazione stretta col Consiglio. E poi lei ha ricordato che ci saranno delle commissioni particolari, per esempio quella ad hoc proprio sull'autonomia. Io sul tema dell'autonomia, siccome credo che questo Consiglio abbia, come dire, la possibilità di scrivere una pagina storica per il territorio lombardo, e avendo apprezzato che il neo governatore Fontana ha voluto individuare una delega ad hoc sull'autonomia, credo che anche il Consiglio regionale debba dotarsi di una commissione speciale per l'autonomia, perché questo tema sarà il tema conduttore, il tema cardine di questa legislatura e dovrà essere, come dire, sempre tenuto come baluardo, come faro nella prosecuzione del mandato.